Ciao a tutti. L'Italia ha un'economia basata sulle esportazioni e in questo video voglio spiegarvi perché questo non mi rassicura affatto. Secondo me il paese ideale è quello che può sopravvivere da solo, senza importare e senza esportare. Con questo non voglio dire che il commercio internazionale è una cosa negativa, tutt'altro, però non deve essere necessario. Un paese in caso di estrema necessità deve essere in grado di sopperire alla domanda interna da solo e anche la sua economia deve essere in grado di sopravvivere senza bisogno di esportare. Perché dico che l'esportazione è pericolosa? Beh, perché un paese la cui economia dipende in gran parte dalle esportazioni è facilmente ricattabile. Potremmo chiederci: ma chi è che può avere interesse a ricattarci? Noi abbiamo alleati molto forti in Europa, in America, gli Stati Uniti. Beh, però questo secondo me non è una garanzia, perché se guardiamo la Turchia, adesso è soggetta a sanzioni da parte degli Stati Uniti. Eppure la Turchia è un alleato storico degli Stati Uniti, è parte della NATO, eppure è successo quello che è successo. Si potrebbe dire, beh, però ci sono delle motivazioni sui diritti umani, eccetera, non abbiamo di questi problemi. Beh, non sarei così convinto. Prima di tutto i diritti umani sono sempre una scusa. Adesso si parla di quel giornalista saudita che è stato ucciso, sembra sia stato ucciso nell'ambasciata saudita in Turchia. Si parla tanto di questo, non si parla mai di centinaia di migliaia di bambini anche uccisi dall'Arabia Saudita in Yemen. Quindi i diritti umani saltano fuori quando serve. E poi non è neanche proprio vero che dipenda tutto dai diritti umani. Ecco, se guardiamo il caso delle sanzioni all'Iran, chiaramente sì, diciamo sempre che l'Iran viola i diritti umani, ma voglio dire, se facciamo il confronto con l'Arabia Saudita non è che sia uno molto meglio dell'altro. E comunque è chiaro, no, che Trump ha rotto l'accordo con l'Iran e ha introdotto le sanzioni esclusivamente per motivi economici o geopolitici. E poi anche, sì, tornando ai diritti umani, beh, bisogna vedere dove si va a guardare, si pensa al caso di Cookie, si pensa al caso anche degli immigrati stessi. Se si volesse danneggiare l'Italia, basterebbe parlare dell'immigrazione. Non perché io ritenga che l'Italia sia profondamente colpevole, però se si va a guardare come vengono trattati gli immigrati nei centri d'accoglienza, senza neanche dover parlare dei barconi che arrivano, di se vengono accolti o meno. Ma guardiamo quelli che vengono accolti, come vengono trattati, beh, voglio dire, si potrebbero fare tante di quelle storie, applicare tante di quelle sanzioni all'Italia per quello che non si finisce più. Ecco, quindi anche si parla di, quando si parla di sanzioni alla Russia, a me non piace che si parla sempre in termini economici, che bisogna toglierle perché, danneggiano le imprese italiane che hanno perso questo mercato di esportazione. Sì, è vero anche questo certamente, però insomma, io credo che noi dovremmo puntare forse un po' meno alle esportazioni, perché secondo me dipendiamo troppo, e cercare di star bene anche da soli, puntare un po' al mercato interno, evitare di essere sommersi da prodotti dell'estero, importare un po' di meno, esportare un po' di meno e vivere un po' meglio da soli, ecco. Questo non significa chiudersi, che io voglia chiudere tutte le frontiere. Io sono a favore dei dazi, però questo sicuramente sì, l'ho già detto. Però il commercio è positivo. Il commercio può essere un guadagno per tutte e due le parti e dovrebbe essere così. Quando inizia a essere troppo, inizia ad essere pericoloso. Questo era quello che volevo dirti. Buona giornata.